Eccoci, eccoci qua. Pace, grazia e buonasera a tutti. Buonasera, 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 buonasera Santino. Ah, che gioia, amico mio di Quartus Antelena. Buonasera a tutti. Un abbraccione da Babbo Mario, vi voglio un mondo di bene. Non posso salutare tutti perché rotolate uno dopo l'altro velocissimi. E comunque, grazie, grazie per essere qui stasera. Spero che abbiate invitato qualcuno a sentire quello che ho da dire. 39 anni fa, oggi, la mia vita è cambiata e vorrei raccontarvi come. Il video di questa sera sarà leggermente diverso dai miei soliti video, nel senso che lo indirizzerò più ai non credenti, ai dubbiosi, ai titubanti, a quelle meravigliose persone che si sono rese conto che hanno bisogno di trovare un significato di questa vita, per questa vita, che ci deve essere qualcosa di più, che non può essere soltanto quello che è. A tutti coloro che hanno, e anche a tutti coloro che hanno assaggiato il Vangelo offertogli dalla religione. E lo hanno trovato insipido, sciapo, sgradevole o addirittura immangiabile. Il 2 febbraio 1982, quindi 39 anni fa, verso le 11 e mezza di sera, nel bagno di casa mia a Johannesburg, in Sudafrica, sono rinato ad una nuova vita che non sapevo esistesse. In questo video vorrei parlarvi di quello che è veramente successo. Io sono nato in una famiglia non credente, nel senso che l'unica volta che sentivo parlare mio padre di Dio era in termini non molto simpatici. Mia madre lo stesso non era credente, insomma non eravamo... Immagino che eravamo cattolici, non lo so, ma a casa mia proprio Dio non faceva parte di nessuna delle nostre. Mi ricordo che avevo una zia, sì, una zia molto praticante, ma altrimenti non. Però per un motivo strano, probabilmente perché era il migliore istituto a Genova, mio padre e mia madre mi misero a scuola all'Arecco, all'Istituto Arecco di Genova, mandato avanti dai gesuiti. E quindi vi posso immaginare che gioia che c'era in quell'atmosfera religiosa, no? E la mia giovinezza è stata un po' scapestrata, chiaramente, piena di incidenti, piena di cose strane che i ragazzi fanno. Mio padre comprava le macchine a mia madre me la faceva guidare, io gli facevo l'incidente, gliela distruggevo. Uno dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, ho messo a rischio la mia vita tantissime volte, però chiaramente non sono mai morto. Perché, pur non sapendolo, questo Dio meraviglioso che conosce tutto, che sa tutto, e che è un essere eterno e che quindi appunto conosce tutto, aveva visto nel futuro che sarebbe successo qualcosa quella fatidica sera, il 2 febbraio 1982. Quindi dopo 21 anni di vita passata in modo strano, da ragazzo eternamente bambino, non avevo nessun senso di responsabilità, eccetera, mio padre mi piglia e mi porta in Sudafrica, ok? 1968. Arrivo in Sudafrica e lui fa i suoi affari e io vado a finire a lavorare nel deserto, perché mio padre voleva che io facessi il geometra, sicuro. Sono geometra, ho il diploma di geometra, ma a me proprio il geometra non mi è mai piaciuto. Difatti, oggi, se volete andare a vedere una strada tutta sballata, tutta storta, andate a vedere in un posto che si chiama Richards Bay nel Natal, e quella l'ho fatta io. Tutta storta, tutta sbagliata. E c'era vento, il teodolite si spostava. Quindi niente, quindi mio padre va io di là nel deserto a fare il geometra e ho ricominciato a fare quel.
a vivere quella vita sballata che avevo sempre vissuto. Siccome non mi piaceva lavorare, insomma, ne facevo di tutto e di più, non parliamo. Poi è successo che mio padre è stato male, sono dovuto tornare a Johannesburg, un ospedale, una cosa o l'altra, poi è tornato in Italia, poi nel 75 papà è morto. E io, pensate che io quando ho dovuto chiedere alla polizia di ridarmi il passaporto perché mi avevano arrestato, ero in galera, mi avevano fatto uscire con la cauzione, però mi avevano ritirato il passaporto, quindi ho dovuto chiedere il passaporto per poter andare in Italia al funerale di mio padre, per farvi capire che tipo di personcina che ero. Quindi il solito comportamento incosciente, sono stato due volte in prigione, ne facevo di tutto e di più, quindi alla fine sono successe tante cose, ma sono andato a finire a fare del contrabbando tra il Sudafrica, con l'Africa e il Medio Oriente. E vendevo film 16 mm, tante altre cose che lasciavo perdere, non ve lo dico. Comunque, la mia vita è stata salvata diverse volte. In Etiopia, in Congo, in Libano. Pensate che in Libano, mentre sono partito da Beirut, cascavano le bombe nel 70, 72, 71, 72, 73, una cosa del genere, nella guerra civile. Il mio aereo è partito e cascavano le bombe sulla pista sull'aeroporto. Quindi a Addis Abeba in Etiopia un soldato etiope mi ha messo una 45 alla tempia, tirandomi fuori dalla macchina. In Congo mi sono trovato nella giungla con una banda di assassini con dei macete grossi così, che mi hanno derubato dei soldi che avevo, eccetera. Cioè, cose carine, cose simpatiche, in Arabia Saudita e da tutte le parti. Quindi una vita molto molto interessante, finché poi sono tornato in Sudafrica. Cioè, non è che sono tornato in Sudafrica, era sempre viaggi che facevo, e mi sono mischiato con un capetto della camorra locale, napoletano, Tonino, che con i suoi, con la sua piccola banda, che faceva una barcata di soldi truffando le compagnie assicuratrici, cioè altre cose, lasciamo perdere. Quindi, comunque, morale della favola è che questo qui mi ha chiesto un giorno di aprire un negozio con lui per le nostre mogli, per poter, come si dice, per poter filtrare alcuni dei soldi sporchi che lui aveva, che avevamo, e per filtrarli in questo modo, no? con pietre semipreziose, vestiti di moda, eccetera eccetera. Comunque, morale della favola, che a un certo momento mi sono trovato in una situazione dove per il mio tipo di carattere, eccetera eccetera, ho incominciato a essere abbandonato dai miei amici, i quali preferivano persone più allegre. Io ero entrato in depressione. Perché? Perché purtroppo il diavolo ti lascia andare fino a un certo punto, poi ti tira indietro e finché devi pagare il salario del peccato, che è la morte. Quindi, lunga storia, mi sono trovato derubato, accusato di furto da questo capetto della camorra, derubato di tutto. Mi ha portato via la macchina, mi ha portato via i miei risparmi in banca, mi ha portato via il mobilio, perché pensava che gli avessi rubato dei soldi, che quelli lì non glieli avevo rubati. Comunque, lasciamo perdere. E mi ricordo che mi minacciò, mi disse: ricordati una cosa, che non riuscirai mai a vivere tranquillo finché non mi hai pagato fino all'ultimo centesimo con gli interessi. Sarò sempre lì a prenderti quello che guadagni e quello che fai. Quindi una cappa di piombo, proprio tipo mafia, no? E niente, vai avanti così finché a un certo momento rimani bloccato da questa atmosfera di terrore che ti stanno creando intorno.
E pensate che lui aveva una guardia del corpo che si chiamava Margherita. Alcuni di voi probabilmente lo sapete perché avete letto il mio libro, il manuale, dove c'è la mia storia, ma si chiamava Margherita, che era, il suo nome era Eros, era un romano, una bestia. A quei tempi si diceva un pezzo di cristiano, ma non era cristiano. Comunque, e mi ricordo che dopo la mia conversione, mi ricordo che mi telefonò e mi disse: "Ah Mario, guarda che Torino mi ha detto che tu gli devi dare sti soldi, e se non glieli dai e ti devo spaccare le gambe, che te devo dire?" E dico: "Margherita, tu sai dove abito, vienimi a trovare, ti do una tazza di caffè e ti parlo di Gesù." E lui mi dice cosa farci con la tazza di caffè e con Gesù, e mette giù il telefono. Mi telefona un'altra volta e fa: "Ah Mario, guarda che Torino mi ha detto che tu sti soldi ancora non gli hai dati. E tu li devi pagare questi soldi, perché se, altrimenti mi ha detto che c'hai due piccolini, due bambini e con la piscina, ed è pericoloso i bambini, la piscina, tu mi capisci." Quindi questo era il tipo di persona con cui mi ero mischiato. Comunque lasciamo perdere, questo è arrivato a un certo punto in cui chiaramente non ne potevo più, i demoni mi stavano conquistando il cervello, c'avevo il cervello in una morsa con tutti questi demoni che mi stavano mangiando la testa, finché un giorno ho deciso che l'avrei fatta finita. Decisione presa, mi tolgo la vita, eccetera, eccetera. Quando, probabilmente martedì o mercoledì la settimana prossima. Quel martedì, il 2 febbraio 1982, meraviglioso martedì, incontrai la mattina un ragazzo portoghese che si chiama Serge D'Almeida, belga ma portoghese, con i quali facevo affari in Zaire, che a quei tempi si chiamava Zaire, il Congo belga, che lui vendeva dei pezzi di ricambio delle macchine, io li compravo qui in Sudafrica usati, avevo una spolverata, un po' d'olio, li mettevo nelle scatole, li mandavo su come nuovi e così facevamo i soldi. Poi mi mandava indietro il mercurio, io vendevo qui l'avorio, tante storie carine. comunque lasciamo perdere. Incontrai la mattina questo Serge. Fra l'altro, se volete saperne di più della mia testimonianza, comprate il mio libro, il manuale, dove c'è tutta la storia, tutto quello che è successo. Io sto niente, non vi sto dicendo, queste sono solo un paio di cose. Comunque, quello che è successo, appunto, incontro Serge in centro, il quale mi guarda e mi fa, dice: "Mamma mia Mario, mi sembri un fantasma." Io ero a quei tempi, ero una maschera, ero verde con le occhiaie nere, completamente mangiato dalla depressione, e io gli ho detto: "Sì, mi sembra un fantasma, sono un fantasma, sto per farla finita." Lui mi fa, dice: "Senti, fammi una cortesia, vieni con me in chiesa." Io, figuratevi, con i ricordi dei gesuiti, io gli ho detto cosa farci con la sua chiesa, però Dio è furbo. Ricordatevi sempre che Dio non è nato ieri, e quindi sapeva che i miei due demoni residenti, come si dice, erano i soldi e un altro che non ve lo dico, e quindi Sergio mi fa, dice: "Ti ricordi quei soldi che mi devi?" E dico: "Sì, se vieni in chiesa con me non me li devi più dare." Al che io, figuratevi, io avevo già deciso di farla finita il giorno dopo, però quando sei depresso non hai voglia di litigare, non hai voglia di sforzare, ti fai trascinare dalla corrente della vita. E quindi ho detto: va bene, vengo in questa chiesa, tanto domani la facciamo finita, per cui non ne parliamo più. E quella sera lì mi sono trovato in questa chiesa strana, stranissima a dire il vero, perché per me la chiesa era un posto barboso, monotono, tetro, sinistro,
brutto, con tutta la puzza di incenso, con tutti questi cosi vestiti di nero, proprio figuratevi. Non. E invece mi trovo in questa sala dove ci sono delle persone che ridono, che ballano, che cantano, che saltano, che lodano. Io dico, questo è un circo, questa non è una chiesa. Mi vado a sedere laggiù in fondo, così, con le mani come un rospo, aspettando che finisse, che così almeno me ne vado e non ne parliamo più, fatta di niente. Però a mia insaputa, il Signore aveva organizzato, aveva detto al predicatore che quella lì, quel martedì sera doveva essere una serata di preghiera, e invece oggi quella chiesa fa 33.000 membri, ma a quei tempi era piccolina, faceva un migliaio di membri. Però quella sera lì, a sera di preghiera, ci saranno stati, se no, 50-60 persone in questa saletta piccola. E mi ricordo che il predicatore disse: ragazzi, stasera dovremmo fare una sera di preghiera, però sento il Signore che mi guida a fare una piccola predica. E predicò sul Vangelo, sul fatto che Dio ti ama così come sei, che vuole perdonarti i peccati, che Gesù è andato sulla croce per pagare le tue colpe, eccetera, 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 eccetera. Morale, era un messaggio dedicato a me, perché per la prima volta in vita mia ho sentito questa frase incredibile nella mia mente: Dio ti ama così come sei. Perché io pensavo che bisogna guadagnarselo l'amore di Dio, bisogna meritarselo, bisogna essere bravi, bisogna comportarsi bene, bisogna smettere di peccare, bisogna fare questo, bisogna invece. E invece questo qui mi ha fatto capire che non bisogna fare niente, bisogna solo ricevere quell'amore che Dio vuole darti. E pur non avendo capito un accidente di niente, ma il seme della parola è entrato nel mio cuore, perché ricordati una cosa, che la potenza della vita non è nel seminatore, ma è nel seme, quindi, e non è neanche nel terreno, è nel seme. Per cui il seminatore, quello che ha fatto, ha seminato quel seme della parola del Vangelo nel mio cuore, e quello che sto facendo io adesso con te, se mi stai ascoltando. Tutto quello che sto facendo, non ti sto chiedendo di fare niente, di cambiare il modo di vita, niente, sto soltanto seminando nel tuo cuore quello che io reputo essere la verità. Poi al resto ci pensi tu, vediamo quello che succede. Comunque, torno a casa e a mia insaputa questo semino era entrato nel mio cuore. E quindi cosa faccio? Vado nel mio bagno, e ricordatevi che io il giorno dopo volevo farla finita, quindi c'ho demoni che mi escono dalle orecchie, dalle narici, attaccate ai capelli, da tutte le parti, che mi dicono no, non stare a sentire quelle cose, sono tutte bagianate, sono tutte scemate, no, assolutamente, però la volontà dell'uomo è sempre superiore all'intensità del maligno, quindi non importa quello che lui ti sbatte addosso, tu hai sempre la possibilità, anche se non sei un cristiano, hai sempre la possibilità di dire no, basta, adesso decido io. Quindi in quel momento ero nel mio bagno, e racconto la storia molto meglio nel mio libro, il manuale, ma comunque nel mio bagno mi guardo allo specchio e mi sento piuttosto stupido, perché sto parlando a me stesso nello specchio. E faccio una preghiera strana, una preghiera che il 99% delle chiese evangeliche mondiali al mondo non reputerebbero valida per la salvezza, perché normalmente il religionismo ti dice no, devi pentirti, devi ravvederti, devi confessare i tuoi peccati, devi fare questo, devi fare quello, e invece guarda strano, nel mio caso no, non ho fatto niente, non mi sono pentito, non mi sono ravveduto, non ho confessato i miei peccati, non ho fatto l'accidente di niente, anzi ho detto Dio, non so neanche se esisti. Che non credo sia il modo migliore per iniziare una preghiera. Ho detto, Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. E farò qualsiasi cosa mi chiedi. E vedi, quel Dio che io avevo bestemmiato, che io avevo ridicolizzato, che io avevo, di cui non me fregava niente, raccontavo le barzellette su di lui, sulla croce, su
tutte le cose che fanno normalmente le persone che si sentono intelligenti, no? Che quel Dio che io ridicolizzavo e che non mi interessava niente, quel Dio ha fermato l'universo. E il momento che ha sentito il mio grido, perché Romani 10:13 dice: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, non chiunque si pente, non chiunque confessa i peccati, non chiunque si ravvede, non chiunque comincia a comportarsi bene, non chiunque fa dietro fronte e vive una vita buona, no, chiunque invoca il nome del Signore. E io, quando ho detto: Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, ho invocato il nome del Signore, gli ho chiesto aiuto. E quel Dio che io ridicolizzavo, che io insultavo, eccetera, eccetera, ha fermato l'universo, ha attraversato l'universo da miliardi e miliardi di anni luce, è entrato attraverso il tetto della mia casa a Johannesburg, è entrato nel mio bagno, è entrato nel mio torace, ha preso il cuore marcio che avevo e l'ha buttato via lontano come l'est e dall'ovest, e ha soffiato e ha detto: Mario, vivi. E sono rinato, quello che poi ho scoperto nella Bibbia che vuol dire che è la nuova nascita, la nascita dall'alto. È una cosa molto bella, ma molto semplice. Quando tu chiedi a Dio di aiutarti, lui dice va bene e ti uccide, ti fa fuori e ti unisce a Cristo spiritualmente parlando, ti fa risorgere con Cristo, una persona perfetta, assolutamente pura, assolutamente pulita, assolutamente santificata, assolutamente perfetta ai suoi occhi. E quindi, pur non cambiando niente fuori, però il tuo cuore è stato, il tuo cuore marcio è stato buttato via, un cuore nuovo ti è stato dato, un cuore rinato, un cuore che Dio ha vivificato. Quindi io in quel momento non ho sentito niente, ho pianto come una fontana, perché non riuscivo a capire cos'era questa cosa che stavo facendo. Però la mattina dopo, quando mi sono svegliato, quel macigno che avevo sulle spalle di depressione non c'era più. Quei demoni che mi stavano mangiando il cervello se ne erano andati, perché ricordatevi una cosa, che quando arriva Gesù non mi interessa se si chiama Satana, Belzebù o Pierino o Carletto, il demone se ne va. Dove si accende la luce, non è che devi attaccare la tenebra, devi combattere la tenebra, no, accendi la luce, la tenebra se ne va. Perché? Perché la vita è superiore alla morte, Cristo è superiore al diavolo, e non c'è confronto. Quindi io immediatamente, il momento che ho chiesto a Dio di aiutarmi, lui è entrato nel mio cuore, se n'è andato via tutto. Quindi rinato. Da allora tanti mi hanno detto che Dio non esiste, che sono tutte storie, che me lo sono immaginato, eccetera, eccetera. Voglio rispondere con una storia, con la storia di un cieco che Gesù guarì in Giovanni capitolo 9. Cerco di leggere velocemente, perché capisco che se ci sono persone che non credenti, non è che sentire la Bibbia possa fare neanche tanto piacere. Comunque, statemi a sentire. Di solito la gente mi dice che sono abbastanza semplice da raggiungere anche i bambini, per cui statemi a sentire. È appena successa una cosa. Gesù era andato al Tempio, si trovava davanti al Tempio di Gerusalemme, e in una manica di religionisti, come io li chiamo religionisti, farisei di quel tempo, avevano beccato una donna in adulterio. Cosa strana, perché di solito le donne in adulterio non si beccano, a meno che non sei coinvolto in qualche modo in quell'adulterio. Non è che tu passi dalla finestra, guardi dentro e dici: ah, guarda lì la donna. No, devi essere... non so se rendo l'idea. Quindi la portano ai piedi di Gesù, perché cercano di usarla per intrappolare questo profeta che parla dell'amore di Dio, della grazia di Dio, e non dell'ira di Dio, non della giustizia, non della vendetta di Dio.
E cioè, quindi cercano, e parlando della grazia invece che dell'ira, cosa succede? Che perdi il controllo delle persone, come succede ancora stasera, come succede ancora oggi. Quindi, e nelle varie chiese, cercano di controllarti con la paura di un Dio irato, di un Dio vendicativo, di un Dio giudice. No, dimenticalo, Dio ha già scaricato la sua ira su Gesù Cristo sulla croce, ha già scaricato la sua vendetta su Gesù Cristo sulla croce, per te e per me c'è soltanto amore e basta, e grazie. Quindi gliela portano ai piedi cercando di dire, e gli dicono: maestro, abbiamo beccato questa donna nell'atto dell'adulterio. Mosè dice che una donna tale come questa dovrebbe essere lapidata. Ma tu, maestro, cosa dici? Oh, se lui diceva non la lapidate, loro avrebbero detto: ah, allora dici che Mosè è un falso profeta, quindi devi essere lapidato tu. Se dice lapidiamola, chiaramente avrebbe smentito tutto quell'amore, grazia e perdono che predicava di questo Dio che questi religionisti non conoscevano, per cui era una trappola. E Gesù, ora non vorrei tanto poterlo predicare, ma devo fare velocemente. Questa è la storia. Cosa succede? Succede che lui dice: ok, la famosa storia, colui che non ha mai fatto questo tipo di peccato scagli la prima pietra, e quelli chiaramente se ne vanno, perché erano tutti marci di peccato dal primo all'ultimo. E rimane lì la donna. Gesù la guarda e gli dice: dove sono i tuoi accusatori, donna? C'è nessuno che ti accusa? E lei dice: no, non c'è nessuno. Con fare anche un po' arrogante: no, non c'è nessuno, no? Perché lei chiaramente è prostituta, non è che sia una persona molto raffinata, diciamo, no? No, non mi accusa nessuno, no? Non mi accusa nessuno. E Gesù le dice: non ti accuso neanche io. Ragazzi, che meraviglia. Prostituta, non si pente, non dice: Signore, ho peccato, perdonami, non dice: aiutami, non invoca il nome del Signore, non fa niente, niente, assolutamente, dice: no, non mi accusa nessuno. E Gesù gli dice: non ti accuso neanche io. E poi le dice la famosa frase che i religionisti usano per far scaturire la paura del peccato, cioè: adesso vai a non peccare più, no? Perché chiaramente Gesù è schizofrenico: adesso non ti accuso, ti hanno beccato nel mezzo del peccato, in flagrante, però non ti accuso, però se lo fai un'altra volta, allora ti accuso e ti mando all'inferno. Vedi l'idiozia della religione, del religionismo. No, invece Gesù gli dice: non peccare più, perché il peccato ha delle conseguenze. Adesso ti ho salvato la vita perché ci sono io, la prossima volta che lo fai, se ti beccano, quelli ti lapidano davvero, quindi non peccare più. Mi sembra semplice, non è difficile. Oh, e arriviamo qui c'è così tanto, vorrei tanto così poter predicare. Comunque questo è il diciamo lo sfondo, ok? Lo sfondo di quello che sta succedendo adesso. Quindi c'è una manica di giudei arrabbiati, eccetera, eccetera. Gesù gli parla di Abramo, vostro padre, eccetera, eccetera, eccetera. Arriviamo al capitolo 9 di Giovanni, dove dice: mentre passava, sta uscendo dal tempio dove volevano lapidare Gesù. Vi leggo l'ultimo versetto del capitolo 8. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, per lapidarlo, ma Gesù si nascose, uscì dal tempio passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Dove lapidare Gesù? Gesù si fa lapidare se è arrivato il suo momento, se no, amore mio, ti passa davanti e non lo vedi neanche. Ok, capitolo 9, versetto 1. E mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono, giustamente, discepoli religiosi, cosa pensano? Quello è cieco, qualcuno ha peccato. Perché? Perché la religione ti dice: se hai un problema, se hai una malattia, se è perché hai peccato. No. Dice: maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco?
E Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato. Poi va avanti, dice altre cose, ma voglio soltanto che voi vediate questo. Né lui né i suoi genitori hanno peccato. Non andate sempre a cercare il motivo per cui uno si è preso il Covid o perché ha fatto un incidente o perché... No, non è perché ha peccato, non è perché se lo merita. Perché viviamo in un mondo lercio, pieno, corrotto dal peccato originale di Adamo, e quindi è pieno di virus, è pieno di demoni, è pieno di roba che purtroppo è viviamo una vita che ogni tanto capitano le tragedie, ma non è che ti prendi una malattia perché hai peccato, no, te la prendi perché c'è il virus che va in giro e l'hai annusato. Ok, andiamo avanti. Quindi è arrivato e c'è questo cieco davanti, va bene? Quindi dopo aver detto queste cose, sputò per terra e con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Voglio farvi notare che la parola è peiros, la parola greca per fango è peiros, che vuol dire, è la traduzione della parola argilla. Quindi fece dell'argilla. Vi ricordate Dio quando ha creato Adamo, come l'ha formato, che corpo gli ha dato? Fatto d'argilla. Quindi cosa ha fatto Gesù? Ha fatto un pezzo di ricambio, aveva bisogno di un occhio, ha sputato, ha fatto l'argilla, l'ha messa negli occhi e ha fatto il pezzo di ricambio. E poi sta a sentire, poi gli disse: va, lavati nella piscina di Siloe, che significa mandato. Qui ragazzi c'è da predicare per 3 ore, ma la piscina di Siloe, dal tempio alla piscina di Siloe c'è più o meno 1 chilometro di strada. Questo è cieco, non solo è cieco ma c'ha anche il fango sugli occhi, l'argilla, il fango sugli occhi. E Gesù gli dice: vai a lavarti. E quindi mi immagino che questo si alza e incomincia: scusa, permesso, contro il muro, contro le persone. Però questa è la meravigliosa realtà di uno che praticamente cosa fa? Invoca il nome del Signore, fa quello che Gesù gli dice di fare. E dice: vai a lavati, e lui va e si lava. Adesso state a sentire questo. Vai a lavati, ma no. Egli dunque andò e si lavò e ritornò che ci vedeva. Vi voglio fare una domanda. La piscina di Siloe non è altro che una piscina, una superficie d'acqua. Cos'è la prima cosa che vede una persona che si lava gli occhi? Vede se stesso. E Gesù vuole che tu vedi te stesso prima di vedere il resto del mondo. Perché lui vuole che tu realizzi chi sei per lui prima che tu possa essere disturbato da chi sei per il resto del mondo. La prima cosa che Gesù fa a quest'uomo è gli fa vedere chi è, perché Gesù vuole che tu sappia chi sei. Tu dici: no, ma io non sono nessuno, Marchiò. No, non dire quello, perché se tu fossi l'unica persona viva su questa terra, Gesù sarebbe andato sulla croce lo stesso per te, soltanto per te. Questo è il valore che hai. Il valore che hai non è quello che fai, il valore che hai non è quello che hai fatto, non sono le cose brutte, buone, cattive che puoi aver fatto, no, il valore che hai è chi ti ha fatto. E tu sei una creatura di Dio e sei una produzione di Dio, e in te Dio ha messo tutto quello che voleva mettere. Ha fatto un passo indietro, ti ha guardato e ha detto: ah, proprio come lo volevo. Perché tu sei preorganizzato per i piani di Dio, per la volontà di Dio. Quindi voleva farti. Poi adesso ti offre quello che ha offerto a questo cieco. Vai, lavati e vedrai te stesso, vedrai il riflesso di te stesso come ti vedo io. Ok, andiamo avanti perché non ho tempo di... si lavò, ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: non è questo colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: a lui, altri: gli assomiglia. E gli diceva: sono proprio io. Gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse: un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloe e lavati. E io voglio chiedervi una cosa. Se questa piscina di Siloe, vi ho detto, è 1 chilometro distante, cioè ci sono muri, vicoletti, persone, eccetera, eppure questo ci è andato, cos'è che lo ha motivato?
lo ha motivato la speranza che quest'uomo potesse effettivamente fare qualcosa. E io stasera voglio motivarti, amico mio, dall'altra parte di questo schermo telefonino, voglio motivarti alla speranza, che non è finita, non deve essere così, non c'è bisogno che sia così, non c'è bisogno della tragedia, non c'è bisogno della tristezza, non c'è bisogno che tu viva in depressione, c'è una via d'uscita e si chiama Gesù Cristo. Vai e lavati e vedrai come Lui ti vede, vedrai la tua faccia come la vede Lui. Quindi un'altra cosa che è interessante da notare è il fatto che lui non sapeva che questo era Gesù, il Cristo. Vai alla piscina, dice, ah, io sono andato, mi sono lavato, ho recuperato la vista. E quelli gli dissero, dov'è costui? E gli rispose, non lo so. Quindi vedete che non c'è fede, non c'è ravvedimento, non c'è nulla, non c'è niente. C'è soltanto un uomo che ha ricevuto qualcosa da Dio, senza chiedere niente, senza che neanche glielo chiedesse. Questo non gli ha chiesto, guariscimi gli occhi. No, Gesù è intervenuto con la sua bontà, non attraverso la richiesta. La stessa cosa che ho fatto io. Non perché io buono, non perché gli ho chiesto di perdonarmi, perché gli ho detto, oh, io non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. Quindi, dov'è questo? Io non so. Allora essi condussero dai farisei colui che era prima era stato cieco. Ora era sabato, era sabato, quando Gesù fece del fango e aperse gli occhi. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista, ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Mi sembra chiaro, no? Cioè io posso portare vita, ma devo farlo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, perché di sabato non si può. Ragazzi, il religionismo è un'idiozia totale, una follia totale, una pazzia totale, uno schifo totale. Gesù ha appena aperto gli occhi di un cieco, ma quelli stanno a vedere che ha disubbidito alle regole religiose. Ma vi rendete conto? Eppure anche oggi è così. Non importa se io predico a una persona che se sei figlio sarai figlio per l'eternità, che Dio ti perdona, ti ha perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri, e questa persona incomincia a rivivere, incomincia a gioire. No, arriva il religionista e gli dice, no, non è vero, i tuoi peccati non sono perdonati, quelli futuri, come fanno a essere peccati? È la stessa cosa, stesso spirito schifoso, scusate. Chiesero di nuovo al cieco, e tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? E gli disse, è un profeta. No, amore mio, non è un profeta, è il figlio di Dio, è Dio incarnato. E vedi che non c'è assolutamente nessuna base per la salvezza di quest'uomo. Non sapeva neanche chi era Gesù. Ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista, e chiesero loro, è questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori rispondendo, cioè in altre parole, non darmi i fatti. Il mio religionismo mi forza a credere in un determinato modo. Tu mi puoi provare con la scrittura, con la tua vita, con quello che vuoi, mi puoi provare che è vero, che Dio ti ama e ti perdona i peccati passati, presenti e futuri, e se sei figlio sarai figlio per tutta l'eternità, non importa. Io non ci credo perché non ci posso credere, perché va contro il mio religionismo. Quindi dice... Quindi questo dissero ai suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Loro dissero, noi non sappiamo com'è successo, chiedetelo a lui. E avevano paura perché chiunque riconosceva Gesù come il Cristo sarebbe stato buttato fuori dalla sinagoga, che a quei tempi era praticamente, non potevi più lavorare, non facevi più parte della comunità, era una cosa tremenda, quello che i musulmani fanno oggi a quelli che si convertono al cristianesimo, praticamente per loro sono morti, la stessa cosa per gli ebrei a quei tempi. Perciò i suoi genitori dissero all'adulto, chiedetelo a lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo un peccatore. E qui c'è la risposta alle persone che mi dicono no, Dio non esiste, sono tutte storie, te lo sei immaginato, ma no, mi fa piacere che quello è successo, ma non vuol dire che sia stato Dio. Questa è la risposta che dà lui. Se sia peccatore o no non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e adesso ci vedo. E amore mio, io
prima ero morto e adesso sono vivo, e sono 39 anni che sono vivo, e sono 39 anni che sorrido, che gioisco, che ballo, che ho 74 anni e non, spero che Dio me ne dia ancora tanti, perché ho tanta voglia di vivere, tanta voglia di scrivere, tanta voglia di predicare, tanta voglia di amare, tanta voglia di viaggiare, tanta voglia di spargere il Vangelo meraviglioso della grazia, ho tanta voglia ancora di fare cose. Però a me non frega niente se Gesù mi chiama a casa domani, per me va bene, perché va bene anche quello. Ma per dirvi che sono 39 anni che ho incontrato la vita vera. Se prima ero morto, adesso sono vivo. Non mi venire a dire che Dio non esiste. Non me lo venire a dire, perché non lo puoi dire, perché prima ero morto, adesso sono vivo. E non è stato il guru, non è stato Maometto, non è stato Buddha, non è stato Belzebù, non è stato l'LSD, non è stato gli allucinogeni, non è stato l'alcol, no. Io ero morto. Ci sono un paio di siciliani che sanno esattamente cosa morto vuol dire. Ero morto a poche ore dalla morte reale, e ho chiesto a questo essere che non vedevo, che non conoscevo, di aiutarmi, e lui mi ha aiutato. 39 anni che mi sta aiutando. Vedi tu? No, ma io non ci credo. Allora non ci credere, amore mio, cosa vuoi che ti dica? Io ti sto dicendo, se non hai problemi, se sei a posto come sei, vai tranquillo con la tua vita, non ci sono problemi. Dio ti ama e ti aspetta. Ti aspetta. Quando sei arrivato al punto che non ce la fai più andare avanti e che hai bisogno di capire questa vita, che significato ha, stai tranquillo che Gesù è lì che ti aspetta. No, ma se non lo faccio adesso? No, non lo fare adesso, se non lo senti non lo fare. Prima o poi stai tranquillo, se hai un problema che non puoi risolvere, ricordati di quello che ha detto Babbo Mario stasera. Gesù è lì che ti sta aspettando. Pronto ad abbracciarti, pronto ad aprire le braccia e a darti il benvenuto a casa. Quindi voglio finire con questo veramente. Quindi se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco, ora ci vedo. Non lo continuano, poi finché lo sbattono fuori dalla sinagoga e lo cacciarono fuori, versetto 34-35. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi tu nel Figlio di Dio? Che praticamente è la confessione per la nuova nascita, che Gesù è il Figlio di Dio, sì, credo che Gesù è il Figlio di Dio e che quindi ha preso il mio posto e che quindi ha pagato il mio debito e che quindi è morto la mia morte, e quindi io, se io mi metto in Lui, ricevo la vita che Lui ha. In medesimo, ma non lo so, vabbè, comunque quella parola lì. Egli rispose e gli disse: e chi è Signore perché io credo in Lui? State a sentire, e chi è Signore perché io credo in Lui? E Gesù gli risponde: tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Ti ho aperto gli occhi non perché tu possa vedere le cose intorno a te, ma perché tu possa riconoscere me. Ti ho aperto gli occhi per farti vedere la vera vita, il vero Salvatore, l'unica via, verità, vita. Ti ho aperto gli occhi perché tu possa vedermi, e io ti sto parlando e ti sto dicendo: vuoi accettarmi come Cristo, Figlio di Dio? E lui gli disse: io credo, Signore, e l'adorò. E quindi un giorno in paradiso troveremo il cieco di Giovanni capitolo 9. Vi lascio andare, vi ho tenuto fin troppo, grazie della vostra attenzione. Spero enormemente che in qualche modo possa aver seminato qualcosa di importante nella vostra vita, soprattutto di vero nella vostra vita. Ma ripeto, vorrei chiedervi se siete disposti a fare quella preghiera che ho fatto io, che non è una preghiera religiosa, non è, se volete dite questo, dite soltanto questo: Dio aiutami, invoco il tuo nome, ho bisogno di te, apro la porta del mio cuore, ti riconosco come Figlio di Dio, entra, dammi vita, perdono, salvezza eternamente. Amen. Se avete fatto questa preghiera, se avete, mandatemi, ditemelo, che voglio mandarvi
qualcosa che vi potrà aiutare. E niente, ricordatevi che non ci sono regole, non ci sono comandamenti, non ci sono. L'unico comandamento è molto semplice: credi in Cristo e ama il tuo prossimo. Perché ami in funzione di quello che sei. Quindi non è che per amare devi essere, no, sei e quindi ami. Comunque, devo smettere che io sono così pieno dell'amore di Dio, vorrei entrare in quel telefonino, vorrei entrare nello schermo e venire a abbracciarvi e venire a parlarvi. Comunque, lasciamo perdere. E che Dio vi benedica, grazie della vostra attenzione. Ci sentiamo domani sera ci sentiamo. E quindi fatemi sapere se avete fatto quella preghiera. Vi voglio bene, un bacio da Babbo Mario, un abbraccione, ciao, ci sentiamo domani sera.